Con 180.000 visitatori, 240 quintali di dolciumi, 8 carri allegorici, 35 eventi collaterali e 28.000 euro di beneficenza, l'edizione 2016 del Carnevale di Fanno si è conclusa con numeri e collaborazioni da record. E a poche settimane dal Rogo del Pupo, che ha chiuso ufficialmente la manifestazione, giovedì sera l'ente carnevalesca ha consegnato alle associazioni del territorio i proventi derivanti dalla vendita del prendigetto e dai biglietti della lotteria. La distribuzione degli assegni è avvenuta durante una cena preparata dalla Cuocatina e dal suo staff alla Mensa San Paterniano Opera Padre Pio, presieduta da Laura Cecconi, principale destinataria dell'iniziativa di solidarietà, a cui sono andati oltre 4.600 euro. Importante la cifra destinata anche a Una Speranza per Federico, un'associazione a cui per il primo anno la carnevalesca ha deciso di destinare un euro per ogni prendigetto venduto. Il risultato è stato travolgente, oltre 6.400 euro la cifra che i fanesi e i turisti hanno donato. Grazie soprattutto ai fanesi e turisti che hanno acquistato i oltre 15.000 tagliandi della lotteria e il nostro prendigetto, e a tutte le associazioni di volontariato che hanno collaborato alla riuscita di questa manifestazione, altrimenti sarebbe impossibile aver raggiunto una cosa bella come quella di stasera. Entusiasta ovviamente la carnevalesca, che non replica le critiche avanzate dal neocomitato Pacassoni Avanti coi carri, ma prosegue per la sua strada, consapevole del successo ottenuto e continuando a studiare idee e progetti sia per l'edizione 2017 che per quella estiva, in programma durante i giorni della fortuna stabiliti dal Comune per l'1, il 2 e il 3 luglio prossimi. Ma prima di quell'appuntamento ce n'è un altro molto importante, che sapete bene, il 15 di maggio appunto ci sarà il rinnovo delle cariche sociali, e il venerdì 13 precedente l'assemblea, l'ultima assemblea dove appunto verremo insieme, ci incontreremo con i 1741 soci che hanno diritto al voto, anche se attualmente siamo quasi vicini a 1800, e 439 hanno dato la disponibilità a candidarsi al rinnovo delle cariche sociali. Quindi, che dirvi, è un appuntamento importante soprattutto per la città, visto che per la prima volta la carnevalesca è riuscita ad avere un numero altissimo di soci. Basta pensare, prima dei miei mandati si parlava di meno di 100 soci o poco più. Ecco, quindi il passo avanti è stato fatto, e anche qui devo dire grazie alla città che condivide l'operato di questo direttivo, e vedremo un po' il futuro, e appunto vostro, non mancate a questo appuntamento.